Salve a tutti. Buona serata, intanto che parte tutto, che sta via. Ci sono sempre qualche piccoli secondi prima che effettivamente inizi. Ne approfitto e metto la chat da telefono, as always. Oh. Allora, come potete vedere, siamo su Baldur's Gate 2, quindi facciamo un salto all'indietro, precisamente. Adesso ve lo dico, facciamo un salto nel 2000. È uscito il 24 settembre del 2000 Baldur's Gate 2 Shadows of Amn. M&M's, le ombre dell'M&M's. Non credo fosse quello lo scopo degli sviluppatori, però. E beh, per recuperare un po', visto l'idea è questa, con l'RPG Day, non si chiama così perché è un RPG giovedì, ho un discreto mal di testa e si sta facendo sentire anche in questo. La sera puntiamo a recuperare giochi un po' più vecchiotti che hanno fatto la storia dei giochi di ruolo, o che invece, come dire, provano a recuperarne l'eredità. Quindi, anche perché prima o poi finiranno i giochi che si possono giocare tutt'oggi, ma che in contemporanea hanno fatto anche storia, cioè non sono infiniti, insomma. Però poi giochi come Pillars of Eternity e compagnia arriveranno con calma. Allora, qua abbiamo il gioco base più espansioni, più questo, che non so, Gladiators. Questo forse è una sorta di arena. Noi iniziamo da qua. Vediamo un po' l'intro. Alla undo. Hai passato la tua gioventù nella libreria fortificata di Candlekeep, sotto la gentile tutela del Questo è il tuo riassunto del primo, padre adottivo, praticamente. Orion. Imoen ha condiviso questa casa, uno spirito affine, il suo passato tanto misterioso quanto il tuo. L'assassinio di Gorion ha portato risposte alle tue domande, quando il suo uccisore, Sarevok, si rivelò essere tuo fratello. Tu e Sarevok eravate un prodotto del periodo dei disordini, un periodo caotico durante il quale gli dei si fecero carne e furono obbligati a camminare sulla terra. Una di queste divinità previde la sua stessa morte e si aggirò sulla terra prima del cataclisma. Egli lasciò una progenie mortale, con l'intento di utilizzarla per alimentare la sua rinascita. Il dio era Baal, signore dell'omicidio. E tu sei uno dei suoi figli. Sarevok ha cercato una guerra di sacrificio in modo da provare il suo valore, in quanto credeva di poter diventare il nuovo signore dell'omicidio. Tu hai ucciso tuo fratello, Poi faccio un esponendo la commento. sua contaminazione a Baal. Sei stato l'eroe di Baldur's Gate, ma qualcuno ha sospettato che tu avessi lo stesso lignaggio di Sarevok. Sei partito poco dopo, in circostanze molto più oscure di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. Sono arrivati mentre riposavi, figure ammantate nella nebbia che hanno offuscato i tuoi pensieri, confondendo il confine tra il sogno e la realtà. Non c'è odio o malizia, nessuna menzione di una vecchia disputa, solamente una rapida cattura e la promessa di cose orribili a venire. Vabbè, siamo stati rapiti di fatto e imprigionati per motivi a noi ignoti. Motivi che però ci saranno. Addirittura, è che. Cos'è? Che succede? Ok.
molto, molto particolare. Allora, il commento che voglio fare è che è palesemente, e questo è più vecchio, quindi so, è in realtà l'opposto. Cioè, è la trama di Eragon. Cioè, l'autore che ha scritto Eragon ha preso la trama del primo Baldur's Gate e ci ha fatto solo la sua serie di romanzi. Oh, bene. Cioè, il fatto che... Vabbè, ok. Giocatore singolo. Allora, importiamo... Si può... Dai, che me lo fai... Sì, possiamo importare Nonna Luisa. Allora, la potenza di questo personaggio va benissimo così, non andiamo neanche a ritoccarla, però è la signora anziana. La mia guida sarà un vantaggio per tutti. Ma il doppiaggio in italiano? Non sei poi così forte. Oddio, doppiaggio, non esageriamo. Morirai per mano mia. Ma questa... Morirai per mano mia! Non posso... Ho paura. La scelta più ovvia. Non possiamo proseguire ancora per molto. Sono terribilmente stanca. La mia guida sarà un vantaggio per tutti. Ma non c'è più la donna anziana come doppiaggio. Mi dispiace. Io come faccio? È nonna Luisa. Sai, vorrei veramente riposare un po'. Dicendolo così, con questo tono. Io non so se tu, tu possa sentire, o se qualcun altro sia qua a sentire, ma, cioè, sinceramente, questa Così cosa. non concludiamo nulla. Facciamo qualcosa. Cosa? Cosa sto sentendo? Ma non è il doppiaggio di un videogioco questo. Le mie ferite meritano un po' d'attenzione. No! No, non me lo sto sognando io, vero? Sto aspettando. Dai, vabbè, no, perché... Morirai per mano mia! Questa è l'alternativa. Certo, devo riposare al più presto. Ci sono cose di gran lunga migliori che non starsene seduti ad aspettare. Ho bisogno di aiuto il più presto possibile! Questo è già più da cartone animato. Sì? Che c'è? Ma la parte sembra la doppiatrice di Jessie. Parla. Sarà fatto. Certo. Senza dubbio. Non sei poi così forte! Questa voce non si può Ehi, sentire. ora che comando io, saremo sicuri di divertirci! No, questa non ha fatto strada come doppiatrice. La scelta più ovvia! Questa è la scelta più ovvia come cosa normale. La mia guida sarà un vantaggio per tutti. Questa ha fatto carriera ma non come doppiatrice. Allora. E sarà la nostra voce. Vai, nonna Luisa. Però non è più la vecchia anziana. Questa volta no, è sempre lei, è sempre lei. E per qualche motivo facciamo che abbia avuto una cosa strana, l'hanno ringiovanita nel fisico, ma non nello spirito. Quindi andiamo così. Allora, dato che l'ultima volta le ho prese e io non sono ferrato in questi giochi, non li ho giocati al tempo purtroppo perché non avevo modo. E per non complicare la sessione, che credo sia il termine giusto, di gioco stasera, io andrei su facile per farla scorrere comunque un po' di più. Alla fine voglio dare più un'ottica in generale. Spero che non se la prenda nessuno di puramente esperto e hardcore. Ma... Non posso neanche pretendere io di fare... Non Ah, sono il figlio di esperto Baal si è svegliato! sui Baldur's È Gate, ora di fare figuriamoci altri hardcore. esperimenti. E Il li sta dolore facendo su sarà di noi. solo passeggero. Dovresti riuscire a sopravvivere al processo. Interessante. Hai ancora una gran quantità di potere da utilizzare.
stanno facendo esperimenti e torture nei nostri confronti. Riesci almeno a renderti conto del tuo potenziale? E quello cos'è? Altri intrusi sono entrati nell'area, maestro. Si sono mossi prima di quanto avessimo previsto. Nessun problema. Saranno solo una piccola perdita di tempo. Si è teletrasportato. Cioè, noi abbiamo questi svarioni perché è quando noi riprendiamo i sensi per poco tempo. Ci risvegliamo e vediamo che accadono cose. Vediamo se adesso riusciamo a rimanere svegli un po' di più. Svegliati, svegliati. Ah, è arrivata Imoen. Andarcene da qui. Imoen. Imoen. Ah, scusate, intanto mi tolgo questo perché sto morendo di caldo. E avrei dovuto farlo prima. Allora, perché c'è tieni, tieni su le tue gambiere, mi muoro appena pronta? Non mi sembra il dialogo più adatto in questa situazione. Cosa? Imoen? Non parla così, nonna Luisa, però. Cosa succede? Ha messo in confusione anche la tua testa, eh? Tutto ciò che sa, che so, è che eravamo vicino a Baldur's Gate e siamo stati aggrediti. E qua si aggiorna il diario. Ovvero che ci siamo risvegliati nelle segrete di uno strano mago. E Imoen ci ha liberati dalla cella. Dobbiamo trovare il modo di andarcene da questo posto, sebbene sospetti che le uscite siano sigillate magicamente. Beh, sarebbe strano. Se esploriamo l'area, potremmo riuscire a trovare una via d'uscita. Ma sarebbe il caso di fare attenzione. Chissà quali trappole avrà piazzato il mago. E quante guardie avrà al suo servizio, chi lo sa. Farò meglio tenere gli occhi aperti per trovare armi e armature con cui equipaggiarmi. Con ogni probabilità alcuni dei miei oggetti saranno nascosti da qualche parte all'interno di questo complesso, se non li ho già venduti o distrutti. Non penso di volerlo ricordare interamente. Ci stava facendo qualcosa. Nonna Luisa, dobbiamo scappare da qui. Ho appena rimpianto di non aver fatto Papa Castoro. Però ok. D'accordo, mi do una mossa, benché abbia male ovunque, povera vecchietta. Sì, anch'io, ma è soprattutto la testa a farmi male. Anche te, Imoen. Anch'io ho un discreto mal di testa in questo momento, anzi, da un paio d'ore, anche di più. No, sicuramente di più. Dalla fine della live precedente. Anche la tua, giudicare dal suono delle urla. Dobbiamo andarcene da qui e basta. Ce ne andremo, devo sapere chi c'è dietro. Non lascerò che un po' di mal di testa si metta sulla mia strada. È per quello che sono in live stasera. Ce ne andremo e poi capiremo cosa sta succedendo. Come se... No, non lascerò che questa... Rompiamo anche un pochino la quarta parete. Ok? Non ci fermerà il mal di testa, non stasera. Non è come un dolore normale, nonna Luisa. È dentro, come se le mie ossa fossero diventate tanti piccoli pugnali. È un dolore che non passa. Comunque, avere il PG che si chiama Nonna Luisa è canonico in una mia campagna, cioè, nel senso, sto portando il tono delle mie campagne di D&D in Baldur's Gate, questo è benissimo, fantastico. Non guardarmi così, fa solo male, va bene? Deve essere stato un rumore, c'è stata una battaglia, assassini venuti a prendere il nostro carceriere, credo. C'è gente morta dappertutto e la battaglia sta ancora andando avanti, posso sentirla. Ti muovi o vuoi che vada senza di te? D'accordo, vengo, ma non prendo volentieri ordini da te. Non voglio metterti i piedi in testa, sei l'unica responsabile da sempre, nonna Luisa. Io non ho intenzione di fare cambiamenti qui. Prima dobbiamo guardare in quella stanza ovest, anzi a nord-ovest. Complimenti per la precisione, Imoen. Penso di aver visto alcune armi là dentro, è una camera dietro l'angolo di quella in cui ci troviamo. Non penso che vi sia il nostro equipaggiamento. Probabilmente hanno venduto i nostri pezzi migliori. Ma qualcosa è meglio di niente. Andiamo. Imoen? Imoen, cos'hai appena... Mi stai liberando, vero? Scoprire trappole? Ah, io non so bene cosa tu abbia fatto, Imoen, ma lo stavi facendo bene, spero. Posso ingrandire un po'? Oh, bene. Almeno vediamo un po' cosa sta... Ah, si è castata sopra un'armatura. Ha usato lancia armatura. Bene.
Ah, no, giusto, sono io che ho scoprire trappole. Beh, ci Non ho nulla in contrario. Non può parlare così. Allora, chi c'è qua? Ah-ha! Minsk! Minsk sarà libero! Questi legami non conterranno la mia ira! Verranno liberamente prese a calci nelle chiappe in larga misura! Ok. C'è poco tempo per le chiacchiere, liberami! Pesterò sangue tutti quelli che hanno osato toccare me. Dinahir sarà vendicata. Dinahir, non come si pronuncia. Dina Luigina. Ehi là, Mal! Ciao Mal. Grazie a tutti di esserci in live, grazie a Mal di scrivere, bravissimi. Mi fa piacere, assolutamente. Soprattutto in una situazione in cui non sto benissimo, se partecipate mi tenete anche bello sveglio, un po' più vispo, come sta facendo Minsk. Che Minsk, qua Minsk. Minsk c'è anche nel terzo Baldur's Gate. Quindi, allora, calmati. Non perdere la testa, Minsk. Non sono l'unico a perdere la testa qui. Dina Luigina, mio dovere e mia amica. Lei è morta e io sono un fallimento come suo guardiano. Chiederò ammenda per ogni anima malvagia che ha usato toccare con un dito. Loro l'hanno uccisa mentre guardavo, capisci? Non so chi fossero, ma mi riscatterò. E va bene, riscatti. Minsk, è orribile! Mi dispiace così tanto per te. Vabbè. Dai, Minsk, stai perdendo un po' troppe chiacchiere. Buonanotte, malvagi! Minsk ve la farà pagare. Mi aiuterai? Certo, facciamo tutto. Non agitarti. Dai, sta calma. Non posso evitarlo, devo essere libero. Ma sì, ti liberiamo allora. Beh, Minsk, provare in qualche maniera. Cioè, un'opzione di dialogo è bla bla bla, mi sono stufata, ti lascio qui. Ah, come va? Allora. Oh, eri un corso formativo? No, ma figurati, anzi, ben per te, cioè nel senso, è importante, quindi non ti preoccupare per il pomeriggio. Come va? Io personalmente sono un po' scassato, cioè, oggi, per fortuna oggi è il primo giorno in cui ho meno mal di schiena da domenica, e però si sta facendo sostituire dal mal di testa, quindi sono un po' svarionato in questo momento, quindi sto provando a concentrare tutte le mie risorse, non so neanche più energie, vado a prendere da ogni parte tutte le mie risorse su Baldur's Gate 2 e vediamo un po' come va. Diciamo che sono un po' così, un po' così. E te invece come va? Come la va? Anche col corso formativo in generale, e anche qualcun altro, nel senso, Mal, tu sei particolarmente attivo in chat, ma se c'è qualcun altro che vuole interagire e chiacchierare si può aggiungere tranquillamente, ok? Quindi davvero non vi preoccupate, oltretutto non è un vincolo essere sempre presenti anche come chiacchiere eccetera, quando volete, se volete, se vi fa piacere, senza nessuna pressione, siamo qua, si chiacchiera, si scherza, perché l'importante è stare qua tranquilli, chill, ok? Me lo dovrei scrivere qua sopra, proprio tranquilli, perché è così che si videogioca, è così che, se si può, mi piace fare le cose. Quindi, perché poi c'è sempre qualcosa da fare di corsa, di fretta, con ansia, in cui qua tranquilli. Allora, ieri si è quasi svenuto al centro commerciale a caso, calo di pressione a random. Mi spiace, secondo, se in buona compagnia, non tanto per arrivare a quel punto, ma come cali di pressione bassa eccetera, quindi mi spiace. Anche tu mi sa che bisogna recuperare un po', sta settimana, finché puoi, quando puoi,
riposa e anche beh, servirà poi. Fai sempre scorta di energie, anche voi. Anche lo smoderatore faccia scorta di energie. So che sta giocando Ankai. Fatemi guardare Discord. So che sta giocando Ankai. È silente, ma è anche smoderante. Quindi anche lui faccia scorta di energie. Non so come, ma lo faccia. Anch'io, perché anche cos'è che era? Era ieri sera. Certo, volevo anche andare a dormire presto per recuperare, eccetera. Sono andato, non riuscivo a prendere sonno. Caldo, eccetera, eccetera. Non riuscivo. Alla fine ho dormito meno del solito. E anche quello aiuta il mal di testa. Quindi. Si è misurata la pressione stamani 105,58. La Madonna. Ok, allora abbiamo. Intanto lo smoderatore sta farmando energie su Star Rail, quindi spero che le condivida poi anche con noi. Il 158 devi mangiarti. Portati dietro la liquirizia, ma. Stavo per dire. Lo stavo dicendo scherzando, ma nel senso, per davvero, portati dietro la liquirizia. Che è una cosa che mi devo portare dietro pure io, perché ce l'avevo nello zaino l'anno scorso. La liquirizia me l'ero. Tipo, quando sono andato a vedere il concerto di Red Hot Chili Peppers, me l'ho portato dietro una scatoletta di liquirizie. Ed è stato fondamentale per sopravvivere in mezzo alla massa, sotto il sole, a fine luglio. No, quando è che era? Era i primi di luglio. Era i primi di luglio, era tipo il 2 luglio. Poi purtroppo sotto una pioggia mi si è sciolta nello zaino. Avevo lo zaino che sapeva di liquirizia in quella situazione. Però poi non l'ho più rimessa e stiamo parlando di novembre. Fine novembre, primi di dicembre. Dovrei recuperare della liquirizia. E la daremo anche a Minsk. Mi continuerai a cercare, ovviamente. Non ti arrendereste mai, lo so. Sì, va bene, dai. Tu rifiuti di ascoltare le mie parole, non mi aiuterai. Boo se ne è accorto. Non vuoi spezzare le mie catene, vuoi solo tirarle. Ogni volta cambia modo di parlare, è anche quella la costante delle mie campagne. Mi assicurerò che tu non viva. Ma che cazzo stai dicendo, Minsk? Io non farò. Io lo farò non appena riuscirò a aprire queste sbarre. Ah, forse perché si sta incazzando, quindi apre le Le sbarre così. sbarre si piegano e si torcono con la mia forza sovrumana. Minsk e Bo sono liberi. Beh, buono, boh. Ora, tu, ora. Oh, sei un furbo. Capisco ora. Sì, ma il mio Hai personaggio detto si quello chiama che hai nonna detto Luisa. solo per farmi arrabbiare, in modo tale che mi potessi liberare. Sei furbo quanto Bo ogni tanto. Tu non sei un bravo doppiatore. Non sei neanche italiano, Minsk. Perché tu parla così? Però va bene. Allora. Ah sì, ma di Yonkai. Anch'io la trama ormai mi sono perso. No, però come meccanica, eccetera, ne avevamo già chiacchierato un pochino. Lo apprezzo assolutamente. Poi ho anche bisogno di un refresh in generale. Quindi, negli ultimi tempi lo sto giocando veramente poco. Yonkai. Come nell'ultima settimana non ho toccato Genshin. Sto giocando Wuthering Waves. Quindi, anche lì, ciclo, riciclo. Anche a livello mentale serve vedere, fare cose diverse. Quindi, anche giochi completamente diversi. È uno dei motivi per cui mi sta piacendo portare Alice Madness. Io non ho mai giocato platform, e quella cosa è spettacolare comunque. Quindi, portare cose diverse, variare. A me, come siamo proprio generi che non piacciono. Tipo, a me purtroppo i MOBA non piacciono. Non riesco a giocare a League of Legends. Per quanto in realtà mi attragga un casino. Perché tra la costruzione. Cioè, a me piace l'aspetto narrativo di League of Legends, che credo sia la cosa più secondaria. Però mi piacerebbe tanto. E infatti, Arcane. Ho adorato Arcane e tuttora adoro Arcane. Se non si fosse capito. E cazzo, sono quasi 2 anni e mezzo. Ho tipo Jinx di Arcane, non quella di League of Legends, che è cringissima in gioco, soprattutto dopo aver visto Arcane. Ce l'ho come sfondo del PC, doppio sfondo del telefono. Forse dovrei fare un aggiornamento da quel punto di vista, però è ovunque.
Mannaggia. Però, dicevo, tolto generi che non piacciono, tipo MOBA nel mio caso, però cambiare, tenersi sempre freschi. Allora, dai, unisciti, andiamo. Bah, Minsk, questo sta durando un po' troppo sto dialogo, mi sto perdendo. Allora, ma sì, che Boo viene con noi. Oltretutto, io ho qua dietro un manuale di Spelljammer e ha un'avventura con Minsk e Boo. Sono proprio lì in copertina. Ok, l'abbiamo confuso e viene in party con noi. Grande Minsk. Sono riuscito nel mio intento. Allora, e qua chi c'è? Jair ci sarà. Ma non puoi parlare così. Il mio personaggio non può parlare con quel tono. Certo che non ci si annoia a viaggiare con te. Allora, questo qui sembra stia Oh, e chi è che hai trovato? Sì, no, cioè, mi piacerebbe saperli giocare in mob, ma non riesco. Cioè, non riesco a livello di pazienza, di meccaniche. Non mi piace che sia così strutturato. Vorrei fosse un po' più libero. Nel senso, ci sono un bel po' di cose che purtroppo mi scontentano nei mob. Amen. Però dimmi chi hai trovato su Wuthering Waves. Io oggi ho fatto un altro pool da 10 di quelli standard. Ho trovato altre due armi viola, una pistola e dei gauntlet, quindi altra roba per personaggi che non uso. Quindi a posto. Sì, dobbiamo scappare da qua assolutamente. Non puoi darmi degli ordini. Ok. Io so, dai Jair, andiamo. Vabbè, questo è il riassunto. Sta facendo il mega riassunto. Hai trovato alto due volte. Sai che io non... io non riesco a trovare personaggi in quel gioco. Chi è che ho trovato come personaggi? In più. Beh, tolti 5 stelle. Quindi ho trovato Verina. E poi ho riscattato con il biglietto Calciaro. Ma come personaggi ho Sanua, che si riscatta con l'accesso del quinto giorno, e il tipo col cappello, Yang Wu si chiama, quello col cappello. Basta, tutti gli altri sono personaggi standard, non ne ho trovati altri. Ah sì sì, beh, avevo letto, c'era un meme di Genshin che parlava di alto come ai alto, è aiato praticamente alto, nel senso. Allora, tanto andiamo avanti qua. Dov'è Khalid? Le condizioni della mia testa direi che sono stata... Si è stata drogata a gioire, sì, ma non dirlo a Twitch che sennò si offende. Anche perché, altro che, visto che erano lì che mi facevano degli esperimenti magici con delle esplosioni, avrà fatto cose brutte. Ah, la sua gabbia è sigillata magicamente. Beh, chiediamo scusa a Minsk. Minsk? Tu indica, io colpisco. Dove arriva Minsk, il male si ritira. Ah, non ti glitchare, Minsk, però. Fermo. Scusa, ma... Pugno, dai un pugno alla porta. Non sei riuscito a forzare la porta. Non è vero, sì, che mi serviva abbastanza forza. Quello che vuoi. Ma non può dire queste cose con questo tono il mio personaggio.
Non esiste, non esiste. Allora, aveva detto a nord-ovest. Quello non è nord-ovest. Mai nella vita. Sarà di qua? C'è qualcosa qua? No. Qua ci sono altre gabbie. Niente di interessante. Nonna Luisa sta davanti a tutti. Ok, sarà questa la stanza con le armi. E tu cosa cazzo sei? Un golem. Golem della prigione. Cos'è che ha fatto sto suono? Allora, beh, io acchiappo tutto. Poi ho sbagliato tasto. Allora, non mi ricordo. Ah, guerriero ladro, mago ladro e governo ladro. No, scusate, ranger. È un ranger? Ok. Quindi io ho competenza con questa, poi. La diamo a te. La diamo a te. La diamo a te. Io cos'è? Ah, pure gli archi avevo. Mi tengo anche la katana. Perché siamo katane... No. Ma... Ma non è che magari c'è un collegamento tra le katane e Catania? Non so. Magari. A sorpresa. Più grande mastro. Altro che... Come si chiama? Ah, non mi viene in mente adesso. Perché? Perché? Mannaggia. Niente, adesso non mi viene in mente. E questa è una pecca grave. Chiave della cella. Oh, che culo. Oh, una lancia Y. No, scherzo. Una spada a due mani. Tu che competenze hai? Vediamo, dimmi un po'. Lui ha dei tacos, poi. per i giocatori di vecchia data di D&D. Abbiate pietà. Io sono giocatore della quinta di D&D. Ho la prima sotto il letto. Dovrei metterla in un posto migliore. Sono giocatore della quinta. Effettivamente non so una mazza della seconda, né della terza, né della 3.5. Ho giocato un pochino a Pathfinder e sono andato a piedi uniti poi sulla 5 e sono rimasto lì. È che delle meccaniche peculiari di quelle edizioni non so una mazza. Quindi io sono sicuro che una persona che di buon cuore ama le sue edizioni vecchie, se sente me che dico tacon tacos, ha più o meno la reazione del prof di religione quando ho detto che il Talmud era un kebab. Non ditelo, smoderatore, non lo dire a Giuse. È un nostro amico ebreo. Ma ci scherziamo sopra sempre, in realtà. Però, se sente che dico tacos, siccome qualcuno si offende. Senza cattiveria, ok? Cioè, credo che, tolta la 4, che non è un'edizione di D&D, perché vedo che ha avuto damnatio memorie da ogni parte, quindi non esiste la quarta edizione. Per il resto sono sicuro che siano tutte perfettamente valide, perché sono capitate nel momento giusto in quando abbiamo iniziato a giocarci. Credo che valga per ognuno di noi, quindi assolutamente, ok. Sono solo scherzi tra burloni. Scherzi a burioni. Però questa dovevo dirla qualche anno fa. Ok, grande smoderatore. Giocato male. Ma no, ma va giocato male. Cioè, tu apri qualsiasi manuale di D&D, ti dice è soltanto una traccia. E per chiunque abbia visto Pirati dei Caraibi sa cosa voglio dire. Competenze. Ah, Jaira, spada lunga, lancia, arco. Archi non ne abbiamo trovati lì. Però ho trovato una lancia. Quindi nonna Luisa le gira cosa sto facendo. Cosa ho fatto? Ho visto qualcosa sparire nell'oblio.
No, scusa. Mi dice che ha la competenza... Ah no, ero io che avevo competenza della lancia. Ma perché mi ha aperto? Imoen. Giusto che Jaira... Io dico Jaira, ma non è Jaira. Jaira è in gabbia. A sto punto andiamo... Beh, prima equipaggiamolo. Poi io mi sto perdendo. Cosa stavo dicendo? È giusto, è una traccia. È una traccia. È come il codice di pirati. Le regole poi le fai tu. Io credo di averlo preso fin troppo alla lettera, questa indicazione di D&D. Ma io le so usare le katane. Io non mi ricordo nulla. Non so nulla. Allora, io cosa so usare? Non so usare le katane, perché dovrei impazzare per usare le katane. Spada lunga, lancia e archi. Ok, archi non ne abbiamo, siamo a posto. Imoen. Spada corta, pugnale, bastone. Spada corta, pugnale, bastone. Spada corta, pugnale, bastone. Spada corta. Pugnale non ne abbiamo, ma c'ha il bastone. Minsk. Ranger. Nostro amato ranger. Spada a due mani, mazza che ammazza e arco lungo. Perfetto. Quindi. Minsk. Spada a due mani, ben detto. Martello da guerra no, mazza che ammazza. Alabarda, la bascia da barba. L'ascia da barba però deve essere divertente, deve essere come i nani si tagliano la barba. Solo che non lo fanno, quindi è per quello che la usano in guerra. Per tagliare la barba agli altri nani, che hanno affronto peggiore della guerra. Tutta lore. Si potrebbe fare però una campagna in cui ci sono delle fazioni di nani che combattono per tagliarsi la barba. Hai generato 75... Oh la madonna! Beh, dai. Preso alla lettera... Oh, aspetta! Spiegherebbe un po' di casini che hanno fatto nella Bibbia, generare pani e pesci, però vabbè. Lasciate perdere. Hai fatto il ranger in una vecchia campagna. Nel senso che era una campagna molto... d'altri tempi. Con i ruderi. L'erba secca. Le mucche anziane. No, sono... Questo perché ho un mal di testa e l'aspirina che ogni tanto dice... Hey! Ma hai avuto danno solo perché il master si dimenticava di te. Ma come? No! Quanti eravate? E che master era? Il master, il ruolo del master è fare danno a tutti. Con un'equa distribuzione. Tranne quando c'è qualcuno che risalta. In quel caso lo rendi meme. E così acquisisce anche l'or la campagna. Cioè, vai a creare storie. Allora. Giusto. Ah, però... Allora... Non può fare sti versi! Un personaggio che ho chiamato Nonna Luisa... Se dici così? Non può parlare in questa maniera! Non può! Che non era abituato ad avere gente che sparava e si concentrava sui melee. Ma... E... Tutte scuse. Scopri che in realtà era cieco da un occhio. Ma mentiva. Allora, in realtà la serratura puoi usare a chiave. Aspettate, ma io parla, no. Attacca, no. Ferma nemmeno. Nonna Luisa. Si plachi. Le sue abilità. Sto aspettando. Non può. Certo. Come trappola non disattiva? Sì. Non è possibile. Nel primo gioco c'ha la voce di una novantenne, adesso c'ha la voce di un'onesta professionista del doppiaggio. Se è quello che vuoi. Ditemi che non l'hanno fatto apposta. Ditemi che non è fatto apposta. Sappiamo dove ha messo il bastone. Qualsiasi cosa desideri. Manco German in Bloodborne con l'automa. Andiamo a liberare Jaira, va? La
Stai calma, che la serva la natura attende. Con calma, con calma. Era anche carino come PG. Era un dragoniano di 8 anni cresciuto da un tipo che avevano affibbiato il tuo. Ah, io da master ho gestito un altro draconide un annetto fa, che è Giuse, l'amico di cui abbiamo parlato prima. Lui era... Ah, giusto, ma noi quest'anno a sto giro non l'abbiamo fatto. Perché l'anno scorso poi mi era partita la cosa di fargli fare il tiro per vedere se erano shiny. Lui... Un tiro al D20 alla creazione del personaggio, potevamo vedere se il drago rosso poteva essere rosa. Non lo è stato. Poi avevo fatto una situazione in una one shot che per, in realtà era un sogno a Pasqua, eccetera, che lui non conosceva più i suoi genitori, eccetera, non li aveva mai ritrovati, ed era stato addestrato da un monaco, infatti era un monaco. Praticamente c'era la madre che aveva depositato, non partorisce le uova, le deposita, diciamo, che però le aveva sparate in giro per aria tipo le 7 sfere, ed erano 7 uova. Infatti sarebbe simpatico prima o poi riprendere. Non mi devo far venire però idee. Non mi devo far venire idee. Già ho troppe idee per la campagna che sto facendo adesso. Se vado a riprendere le campagne che sono finite, auguri. Allora, mi potrei far ritrovare uno dei fratelli così a caso. E comunque il suo draconide si chiamava Bonky Biberon Balazar. Anche lo smoderatore giocava in quella campagna. Lui invece ogni singolo combattimento mi chiedeva se c'era spazio per volare. Ce ne andiamo, festeggeremo. Abbiamo sto liberato. Sto aspettando. Sì, l'ho capito che stai aspettando. Non so più cosa rispondere a questo PG. Sì. Non ho nulla in contrario. Ci mancherebbe. Perché lì c'è un'altra porta, però. Io non so. Esploriamo l'anfratto. Lasciamo arrivare tutti. Parliamo con Messer Golem. Prigionieri, non dovete fuggire. Il padrone non vuole. Wow, un golem! Roba magica potente! Perché Imo è nata tipo 16 anni nel 97? Volare Eldritch Blast, esatto. Vabbè, dai. Eri un Tiefling Warlock con le ali, però. Ne è successo un po' di cose in quella campagna. Strano che non sia ostile. Finché non poteva scappare. Immagino che il suo creatore non si aspettasse che noi scappassimo, così non gli ha dato ordine di bloccarci. I golem fanno esattamente solo ciò che gli è stato ordinato. Non pensano veramente. Sì, lo sappiamo cosa sono i golem. Ecco, un'altra cosa che gioco che porterò prima o poi, più prima che poi, perché non aspetterò troppo, è Dragon Age Origins. Che ci tengo. E ho anche voglia di giocarlo, quindi... io chiedevo sempre di utilizzare il soffio, ovviamente moderato, per accendere le cose, tipo per mangiare, scaldare l'acqua, per il bagno, eccetera. Ah, sì, sì. Vabbè, guarda. Quelle poi sono le cose belle di D&D. Mi ricordo io... Ecco, era quando facevo il... No. Non mi ricordo con quale personaggio... Comunque, abusare di mano magica in giro o di luci danzanti per metterle qua... davanti agli occhi dei personaggi, dargli fastidio. Cose fantastiche. Allora, chi è il padrone? Non può. Ah, non può parlare con noi. Vi ha portati a casa sua perché ora gli appartenete. Dovete tornare nel vostro cielo, ok? Ok, dice che ci penserà il suo padrone, quindi... ok, questo è quello che ha già detto. Vabbè, però non è...
non dovrebbe bloccarci, quantomeno. Cos'è sta roba? Vabbè, credo sia un'uscita comunque. Se è qua il golem è probabile. Andiamo a vedere la porta qua sopra. Cos'è? Questo portale richiede una chiave di qualche tipo. Non puoi attraversarlo senza questo oggetto. Ok, quindi questo è un portale, ma non so niente a riguardo. Proviamo a scendere qua sotto. Qua è pieno di gente morta per terra. Sai come dare più fastidio? Fai apparire luci danzanti all'interno delle palpebre. Accecato a vita. Più o meno. Cioè, era... sì, sì, sì. Cos'è questo? Calmi, calmi. Mephit. Ma che bellino. Però, attaccato. Oh, devo mirare di... Ok, qualunque cosa sia successa. Però qualcuno colpisca. Se devo combattere per uscire di qui, che sia! Ok, questi continuano a comparire. Però attaccatelo adesso. Qual è acqua? E queste? Questi cristalli strani? Attacca! Si chiama Attacca! Non credo sia messo in difesa. Salute Imuen, la tua fuga è avvenuta un po' più tardi di quanto sperassi. Io sono Attacca. Ah, vedo con chi devo parlare. Non offenderti, Imuen, ma sono curioso su come Nonna Luisa reagirà con me. Nonna Luisa, ho solo delle domande. Non avere paura. Ti do il benvenuto in questa mia piccola proprietà. Faccio sempre il possibile per renderla più accogliente, del resto. Mi sono divertito molto nell'osservare il tuo grossolano errore a Baldur's Gate, nonna Luisa, ma non desideravo la tua cattura. Se non sei tu il mio rapitore, allora cosa vuoi da me? Puoi aiutarmi? Il genere di aiuto che riceverai da me dipende da te. Sei pronto a rispondere a una domanda? Va bene, rispondiamo. Sicuramente. Allora ecco la mia domanda ipotetica. Tu e un tua sorella venite catturati e rinchiusi in celle separate, impossibilitati a comunicare. Il mago responsabile compare e vi parla. Lui spiega il suo gioco sadico. In ogni cella si trova un pulsante magico. Se tu premi il tuo pulsante, tua sorella no, tu morirai, ma tua sorella sarà libera. Se tua sorella preme il pulsante, no, e viceversa, grazie. Se né tu né tua sorella premete il pulsante, morirete entrambi. Se entrambe premete... Oh, madonna, abbiamo capito, Attacca, abbiamo capito. Il mago vi dice che avete un giro di clessidra per decidere la vostra azione, poi se ne va. Questo è assurdo. No, 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 no. Non devo fare quello. Non è con i pulsanti che si scappa dalle segrete.
Bravo Minsk, meno male. Dille cose come stanno. Se fosse per me, spaccherei il pulsante e farei piovere un sacco di legnate sul mago che ha fatto questo scherzo. In vero, non ho alcun dubbio su questo, Minsk, ma la domanda è ipotetica e richiede una risposta frutto della saggezza di nonna Luisa, non della tua impazienza. La saggezza di nonna Luisa potrebbe essere una rubrica di cucina. Premi il pulsante? Cazzo ne so io. Premiamo il pulsante, nonna Luisa lo fa per il bene altrui. Interessante. Nessuna azione può essere compiuta senza conseguenze. Specialmente quella che segue il nobile cammino. Fai conti con questo, o nobile. E tu chi sei? Ogre Magi. Vabbè, combattiamo. Non è giusto. Non è giusto. Loro passano lo stesso. E non posso dire queste cose, il mio cervello. Ehi, ricordati la minaccia fantasma. Esatto. Assolutamente. Probabilmente Imoen è sua nipote. Minsk? Quello è un genio. Attacca? Tu hai delle gambe? O sono... Scusate. Tu sei un djinn? Attacca un djinn? Attacca il djinn? Sembrerebbe un nome arabo però. Attacca il djinn. No. Ben fatto. Pare che tu sappia fare i conti con le conseguenze delle tue azioni. In cambio della tua indulgenza ti offro un consiglio. Cerca Rilev. Sta aspettando una persona come te. È così che hanno scritto aspettando Godot. Offrigli la libertà che desidera ardentemente e scoprirai che la meta del tuo viaggio diventerà presto chiara. Addio! E così scomparve. Minsk? Ah no, quella non è... Ah no, oh, madonna. La barra della vita è quella robina. Cioè, è tutta... È tutto lo sprite del volto del personaggio, la barra della vita. Ho visto rosso e mi sono preoccupato, scusate. Si sono sentite delle... E voi che... Goblin. Tanti goblin. Tanti goblin. Ti ha fatto male? Ti ha fatto male? Come parli? Dai. Ma tutti Minsk sta... Le armature! No! Ok, finite lui. Mi sono ricordato adesso che mi sono messo in sacco l'armatura e mica l'ho messa. Sono tutti con CA10. Il mio nome è di un alcolico. Attacca il gin o qualcos'altro? Anche nonna Luisa potrebbe essere. Una sorta di WoW. Le armature. Allora. Cotta strisce. Strisce ricotta. Strisce di ricotta. Tu sei un guerriero druido. Sì, ma io sono un po' sottolivellato. Perché io ho importato il personaggio, ma loro sono di livello molto più alto rispetto a me. Ho importato un personaggio di inizio gioco. Allora, forse non avrei dovuto. Ma quel che è fatto è sfatto. Allora. E il gatto ha il colbacco. Allora. Attacca Jin. Può essere. In effetti. È una sorta di pozione. Una volta che lo bevi attacchi la gente. A caso. Tipo i dardi avvelenati di Assassin's Creed 2. Io che competenze ho sulle armature? Ah, credo che la classe armatura fosse calcolata in maniera diversa rispetto alla 5.
Allora, queste informazioni generiche. E ok. Poi, info combattimento. No, scusa. Ho 10 di classe armatura di base. Perché non, non ho equipaggiato nulla, sarà per quello? Ho distrezza meno 3. Mi sta confondendo molto questa cosa. No. Allora, donna Luisa. Ma quale combattimento? Non c'è più nessuno. Finito combattimento? Cosa ti piacerebbe? Perché dovrebbe dire questa frase in Baldur's Gate? Perché? Comunque. Oh. Come cazzo viene contata la classe armatura in sto gioco? In sto gioco, nella seconda edizione più che altro. Sembra che questa sia sempre la seconda. Forse è la terza. No, credo, non credo. Non può andare a scendere. Almeno potrebbe, se non lo so io, però. Magari funziona al contrario? Cioè, avere classe armatura 4 con la cotta. Con la cotta a strisce è come se avessi 16, tipo. Boh. Non lo so. Però guardate la cattiveria di nonna Luisa qua con la sua lancia. Perché la lancia? Dovete usare la spada, nonna Luisa. Poi. Questo cos'è? Cotta di maglia, maglia di ricotta. L'ho già detto prima. Ah, questa è più buona. Questo 5. Proviamo così. Io quanto ho? Attuale 7. Ok, buono credo. A chi è che manca? A lei. Cotta di maglia non se la può mettere. Va bene. C'è qualcosa che si possa mettere? Imoen? Imoen te la puoi mettere questa? Armatura di cuoio. Tieni e sta zitta. Dai. Ah, in questa maniera. Oh, lei ha 4. 6. 7. 5. Proviamo a switchare questo. Ora. 5, 7. 6. 4. Non lo so, non ne ho la più pallida idea, però. L'elmo, diamo pure l'elmo a Minsk, perché poraccio. Ecco, un soldatino di latta. Poi, scudo piccolo o buckler. No, non di. Io prendo lo scudo e il buckler lo daremo a Jaira. Jaira, ma giusto, tu non hai armi. Per spezzo. Jaira. Scimitarra, clava, bastone rinforzato, fium. Mi sono messo un po' in merda. Clave non ne abbiamo, clave. No. Nulla di tutto ciò. Bastone? Bastone, tieni. Però vuol dire che questo a te non serve e lo daremo a lei. Imoen. Okay. Diciamo che salvo. Perché sì. Perché io vedo lì Minsk che ha metà vita, ma comunque più del doppio della vita che ho io, quindi
Tutto a po- ma io non è che forse posso livell... No, ma... Ah, forse sì. Beh. Ho un po' di punti qua da mettere. Forse. Proviamo l'arco lungo, dai. Svuotare task, no? Ah, gli ho messo. Facciamo anche per scoprire trap. Maxiamo questo. Cioè maxiamo, non è maxare. Usiamo tutti i punti rimanenti, volevo dire. Ok. Vabbè. Sono... Scusate. Ok, ok, adesso mi ha fatto livellare, credo. Cioè... Sicuro ho gli HP. Allora. Ok, ecco. Dove... Dobbiamo vedere qua sotto. Tu cosa sei? Un altro Mephit, ma della nebbia. Sai che hai detto, scusa? La natura riprende la vita che ci ha dato. Se ne è convinta lei, chi sono io per dire di no? Oro, frecce, arco corto? Attendo le tue necessità. Attendo le tue necessità. Ma, oddio, non credo fosse la traduzione più adatta, però... Allora... Io sono l'unico che usa l'arco qua dentro. L'arco lungo pure. Ho appena messo la competenza sull'arco. Arco corto, Imoen. Oh, arrangiati tu questa roba. È fatto. Cosa sì. È fatto? Tutto quello che vuoi. No! Perché? Ho beccato una trappola! Non riuscirai a tenermi qui! Cos'è che ho preso? Ho un punto di danno da freddo. Ah no, era il danno suo. Quindi questa è solo una trappola? No, ok. Dentro ci sono 5 proiettili. Di cosa? Non lo sappiamo. Questo tubo è privo di energia e la creatura all'interno è morta. Ok. Serratura chiusa chiave. Scassiniamola, no? Mm? Non fare sti versi. Se dici così. Cosa ho detto? Perché non va? Sto certo. Sì. Scusate.
Perché non... Furto scasso. Sembra non essere attivo. Se è quello che vuoi. Ma... Non sto capendo, ma facciamo... Qualsiasi cosa fitta desideri. È cringissimo questo doppiaggio. Allora. Io conosco questa stanza. Ah sì? Sono già stata qui. Siamo stati qui tutti e due. Lui. Ci sono cose in questi serbatoi. Erano persone una volta. Ah già, però. Che razza di mostro è questo individuo? Ci cattura facilmente come agnellini. Uccide chiunque voglia. Avremmo potuto essere noi in questi cosi di vetro. Sono sicuro che lo troveremo abbastanza presto. Voglio sapere cosa vuole da me, disse nonna Louise. Io voglio anche sapere che cosa mi ha fatto. La testa mi fa ancora un male insopportabile. Diceva c'è qualcosa sul potenziale, anche su di te. Nonna Louise, non mi interessa se può trasformarci in tre forti ogre. Devo andare via da questo posto. Mi dà fastidio, mi fa pensare di vedere delle cose. Mi ricorda un po' la trama di Baldur's Gate 3. Ok. Sto aspettando. Non ho nulla in contrario. Ok, un altro mezzo. La natura riprende la vita che ci ha dato. Colpisce gli occhi! Non è giusto. Allora. No, vabbè. Cos'è sta roba che ho appena trovato? Fermi tutti. Che è viola sta cosa? Spade sono spesso schiamate. Sì, vabbè, non mi devi spiegare cos'è una spada lunga, però. Però c'è tutta la spiegazione sulla spada lunga. Grazie mille. Che vanno identificate. E non ho modo di... Niente. Cioè, spada lunga. Sono due spade lunghe diverse, però. Che potrebbero essere maledette. Non voglio mettermi in mano una roba maledetta. Non mi fido. La vecchia corazzata. Questo scudo lo possiamo dare a... Non puoi? Giusto che c'è il bastone, mannaggia. Allora, tu non te ne fai niente. Oddio, però. Quasi quasi. Quando usi la mazza. Non sarà proprio un ranger più canonico, ma... spada lunga, spada lunga. Un D8, solito. C'è modo per sapere... Perché sono due spade diverse. Niente. Vorrei prima identificarle. Arco lungo? Arco lungo, meno male. Sì. Via la lancia. Cosa ho fatto? Molto bene. Perché non può? Ok, ma sei un ladro. Perché?
Scusate. Perché ho appena letto una cosa. Potrei usare un'abilità che mi fa sorgere qualche dubbio. È che non so dove andare a vedere. È una mia abilità? No, perché l'abilità tocco del vampiro potrebbe... Sì? Oh, merda. Spade, non sciarade! Sì? Sto tutto quello... Siamo dei vampiri? Cioè, ci ha vampirizzato, tipo? Sfruttiamo di quest'altro golem che non riesce a vederci. Il tavolo vicino al recipiente di supporto che dov'è? Continuiamo a cercare, che devo fare? Altri golem. Quanti golem? Golem di argilla minore. Ok. Sono parcheggiati qui praticamente. Goblin ha fatto un critico, mannaggia. Chiaro e netto. Ok. Non l'ho mai provato, mannaggia. E quante frecce ha sto goblin? E quanto oro aggiungo? Ok, ok, a posto, abbiamo fatto spesa di frecce. Rielev. Ah, chi siete? Servitori del padrone? Io sto morendo, sono morto. Quale? Non ricordo. Dov'è il padrone? Chi è il padrone di cui parli? Chi sei? Silenzio. Non ho idea di dove sia. Chi è? Chi è? Credo proprio di no.
È stato messo in questa vasca, almeno gli ha detto di averlo messo nella vasca per dargli la vita eterna, per curarlo e riportarlo alla sua giovinezza, che non credo, non credo proprio sia quello che poi è successo dopo. Padrone l'ho abbandonato per studiare altro. Cerca di svegliare il potere. Uno studio di vita e morte. Liberazione, sì. Padrone, non voglio più tornare. Ok, praticamente ci chiede di lasciarlo morire. Riesco a distogliere lo sguardo, nonna Luisa. Ho visto la morte in tutte le nostre battaglie finora, ma qui non ho fatto niente se non guardare la sua vita finire. Non è sempre da temere, immagino. Non vorrei vivere così. Oh, nonna Luisa, devo fuggire da questo posto. E così Rileva è morto. Ma... cioè, effettivamente adesso abbiamo preso... Non lo so se... Perché il cielo gli sono state rimosse le unità di supporto, Rielev è al di là di ogni possibile reviviscenza. Non puoi... fammi leggere. Non puoi apprendere altro da quest'anima tormentata. Pozione di super guarigione. Una fionda? Ok, so chi darla. Cioè, so che a qualcuno devo darla, più che altro. Allora. Questa è la lancia. Non so che tenerla. Questa le diamo a Minsk. C'è qualcuno che ha la competenza? Tutti voi? Jaira? Fionda? Ok, adderiamo a Jaira. Con pure queste. Poi. Sì. La pozione per il momento la teniamo così. Abbiamo una scimitarra, una katana. Vediamo a te. Vediamo un po'. Salviamo. Sto aspettando. Se dici così. Qua di fianco invece cosa c'è? Altri.
altri goblin. Oh, dannato bastardo. Prima torniamo di qua, facciamoci aprire le cosiddette porte. Non so cosa, quali dovrebbero essere, però ce le dovrebbe aprire il golem. Era questo che voleva, no? Scusa, non aveva detto che era nella... E non l'ho trovata? Su un tavolo vicino a Rio. Sarà qua? Ok, però andiamoci tutti assieme, va. Sembrava strano. Mi sembra di non averla vista. Invece me la sono persa per strada. Allora. È questa? Sì, direi di sì. È che non si vedeva sul tavolo. Questo è troppo dannatamente spaventoso. Voglio veramente sì. Uscire di qui. Dimmi tutto. Non puoi parlare. Beh, abbiamo la pietra. Torniamo dal golem, vediamo un po'. Insomma. Sì, sono io. Apri le porte. Ecco la pietra. Oh. Bravo, bravo. Dove sta? C'è un passaggio di qua, mica l'avevo visto. Ah no, non c'è un passaggio di qua. Sì che c'è. Cosa? Sei tu. La prossima volta. Abbiamo fatto il giro, ok. Mi ha avvelenato? C'è un problema, io non credo di avere antidoti, cioè. Vocalizzare non credo. Possiamo diventare Albano Carrisi, ma non credo ci salvi dal veleno. Tu identificare è fantastico. Però no. Mm.
No, non volevo. Non era quello, ma fa niente. Sì, e in tutto ciò però abbiamo un problema grave. Avvelenato. Mi dai delle risposte riguardo gioco? Posso vedere nonna Luisa che muore avvelenata? Certo. Fatto malissimo. Sai, quello era una vasca da bagno. Cosa ho raccolto? Visto che mi ero preoccupato parecchio. Balestra, dardi. Vuole nessuno, no? Piace nessuno la balestra. Pozione di guarigione, la daremo a Minsk. Sai che c'è qua? Ah, Bu, giustamente, Bu. Scusate. Bu è un piccolo criceto peloso. Sebbene Minsk creda che Bu sia un criceto spaziale gigante, in miniatura, tu sei piuttosto certo che il piccolo roditore sia solo un normale criceto. Statistiche, peso 1. Potrei andare avanti molto più a lungo di così. Dai, però... Perché non riesco a usare questa abilità? Non so. Ho 60 scassinare serrature. Perché non me le fa usare? Cos'è stato? Oltre al fatto che ho recuperato anche... Ho recuperato anche qualche mu. Non fatemi riaprire questa casa. Non c'era anche una sorta di amuleto? No. Sembrava una, tipo una collana. Ma sono sognato. Sto se è quello che vuoi. Però torniamo dal golem sotto. Sappiamo che è qua da qualche parte che ci ha aperto un passaggio, per cui... Colpisce gli occhi, boh! Dove va? Sì. Qualsiasi cosa desideri. Dove sarà andato il golem?
è andato di là? Non so proprio dove possa essere andato, altrimenti. E non è neanche qua. Scusate, ma lui è sceso di qui? Dove cavolo è andato? Da qua l'abbiamo visto scendere, fare sto giro qua, andare in questa direzione e poi sparito nel nulla. Molto strano. Sto ancora chiuso? Sì. Vediamo, prima di andare avanti a questo punto, mi sono perso il golem. Ok, poi ci ricolleghiamo alla porta. Sai che? Ok, questi sono volumi. Sorta di libreria però devastata. Oh, ciò mi ricorda così tanto Candle, vecchi libri impolverati, librerie stracolme. È come se non fossimo mai partiti. Sì, ma vedo libri per terra. Ma lo siamo, vero? Nonna Luisa, voglio solo tornare a casa. Non importa dove sia, basta solo che posso chiamarla a casa. Invece non ho nulla in conto. Non puoi identificare. Dimmi che posso impararlo anche io. Non credo, però niente. Quante frecce. Allora. Vai, tieni le frecce. Sto aspettando molto bene. Altri volumi? Sì. Diciamo il resto della collezione. Sì. Tutto quello che vuoi. Se devo combattere per uscire di qui, che sia! Ilich.
State allerta, signorine, abbiamo compagnia. Ehi, prigionieri, siete venuti nel posto sbagliato, lasciatevelo dire. Ili che i suoi ragazzi vi fermeranno. Sono dei Dwerger. Vabbè, ce l'hanno con noi, insomma. Se devo combattere per uscire di qui, che sia! Te sta prendendo? Sto aspettando. Sì. Ma sono pronta. Tu stai combattendo con questo e ci sta. Fisk e Bo sono pronti. Vai con la spada a due mani, dai. Cosa vuoi? Tu vai con l'arco e frecce. E via così, dai. Chiaro, e non riuscirai a tenermi qui! Ci metterai. Vita, morsi. Leggevo di loro quando tu saltavi le lezioni a Candlekeep. Ah sì? Perché saltavo le lezioni a Candlekeep? Dwerger, suppongo. Razza malvagia, immagino. Quindi non mi sorprende che lavorino per il nostro rapitore. Molto semplice la cosa. La razza malvagia. È proprio una bella organizzazione. Hanno tutto ciò che serve, fabbri inclusi. Nonna Luisa, non mi interessa quale potere possa pensare di sfruttare in te. È proprio corrotto fino al midollo. Non potremo più ricordare il passato. Se dici così. Se dico così. Se dico così, una pozione me la bevo, però. Sto a... sì. Ogni criceto ha il suo grande giorno. Ogni criceto ha il suo grande giorno. Sono contento. Però magari no. Era ora. Ah, va che deja ira. Certo. Vediamo un po'. Fattore di cuoio, quadrelli, ma quelli non ci servono. Oro. Qua. Proiettili, proiettili. Una pozione di cura, una fionda, un bastone, altro oro. Prendiamo l'oro. Armatura. Uno scudo medio, proiettili, oro, tanto oro. Una cotta di maglia. Tanti proiettili, ho gli slot pieni, vero? Tu cosa sei? Delle ghia... Corazzato, affilato e pronto. Sto a partire. Se è quello che vuoi. Odice, buttati sulla mia spada mentre puoi essere malvagio. Non sarò così gentile. Ho delle ghiande, non so cosa potrei farmene al momento. Mi cura, gliela mettiamo qua. Scudo medio. Te lo metto qua. Poi vedi tu che fartene. Identificare. Non utilizzabile in alcuna maniera da me. Fantastico. Imon. Imon cos'è che è? Ma oddio, mago ladro. Ma forse lo so già. Devi solo nominarlo. Boh, non lo so, al momento non so che farmene. Balestre e quadrelli non ci servono, quindi li lascio giù. I proiettili li diamo a lei.
se vuole. Sa che farci. Parla chiaramente. Tu indica, io colpisco. La serva della natura attende. Un momento colpisci con quello. Spade, non sciarade. Sì. Salviamo. Dimmi tutto. Di qua? Chiuso. No. Sto aspettando. Qualsiasi cosa desideri. Perché non posso usare? Sarà per l'armatura? Non credo. Proviamo. È per l'armatura. Va bene. Ricevuto. Vieni a metterti su qualcosa che... Sì. Minsk e Bo sono pronti. Tu possa tenere equipaggiato. Armatura di cuoio, sono tutte armature di cuoio queste. Ok, l'armatura di cuoio va bene. Ogni criceto ha il suo grande giorno. Allora. Cotta di maglia penso proprio di no. Vediamo, magari può metterlo lei. Non ne ho idea. Sto andando a tentativi. Sto aspettando. Non ho nulla in contrario. Ok. Sì. Molto bene. Cos'è? Non credo potremo nulla contro questo scudo. Cambion. Adesso attacchiamolo. La prossima volta. Eccolo lì. Tutto quello che... Ok, un'altra spada da identificare. È qualcosa in basso. Allora, una spada bastarda. Ok. Allora, per prima cosa mandiamo queste due spade. Chi sapeva identificare? Tu? Ok, no. Imoen.
Imuen? Questa è stata una spada lunga più uno. Ok, ha un utilizzo, quindi. Prossimo riposo. Ok. Minsk, beviti sta roba. Corazzato, affilato e pronto a partire. Se dici così. Tempo di muovere, chiaro. Oh, vivi per mezzo della spada. Vivi una bella e lunga vita. Sto... certo. Attendo le tue necessità. Sono disponibile. Sì, se è quello che vuoi. Sono un po' confuso sul da farsi. Beh, intanto... Beh, ripassiamo di qua, va? Quelli abbiamo sconfitti tutti. Questa stanza qua fa questo suono. Qua non credo ci sia niente. Ok. Qualsiasi cosa desideri. Ok. Bastone rinforzato. Magico. Sì. Cioè magico. Magari è più uno, però. Allora, vediamo. Lo diamo a Jair. Sto aspettando. Sì, non ho nulla in contrario. Adesso vediamo. Ok, vediamo adesso di scassinare lì. Dimmi tutto. Trappola disattivata, però serratura chiusa a chiave. Riuscito. Un pugnale e 3 pozioni di cura. Questo posto è troppo dannatamente spaventoso. Voglio veramente uscire di qui. Tu indica, io colpisco.
Fade, non sciarade! Sto aspettando... Sì? Però vedi che capire da dove uscire, perché... Non ci sia una qualche porta da queste parti, ma non mi sembra. Quel golem da qualche tutto parte sarà uscito. Quello che vuoi. Chiuso. Perché è lì? Sto... Se dici così... Usiamolo? Sì. Certo. E ok. Mo? Lo salviamo. Se è quello che vuoi. Qual è il tasto? I'm totally clueless. Anche questa è un'altra porta? No, è sempre questa. Non so, lo stesso di prima. Un attimo. E qua io proprio non so. Non so proprio cosa... Qualsiasi cosa desideri. Mi rimane una sola porta allora. Però pensavo l'avesse già aperta. Cioè, sono arrivato lì ben dopo averlo liberato. Quella porta là. Perché se per mi risulta ancora come porta chiusa, è una porta chiusa. C'è questa. Magari qua. A sto punto sarà lì. Erano incastrati. Ok. La natura difende la vita che ci ha dato. Colpisce gli occhi! Non riuscirai a tenermi qui! Riposo, aiuto. Ok.
All'improvviso hai una sensazione di immediato pericolo. Qualcosa non è come sembra. Ho scoperto una trappola intanto. Sì. Non ho nulla in contrario. Disattivata. Molto bene. Altra trappola scoperta. Sto aspettando. Tutto quello che vuoi. Sì, dimmi tutto. Altra trappola scoperta. Se dici così. Trappola non disattivata. Che non riesce. Non riesce a disattivare questa trappola. Certo. La natura potrebbe trovare spazio qui. Se fosse propriamente ripulito ed equilibrato. Cani. Vedi qua? Questo tanto l'ho disattivato, vediamo un po'. Sfera cromatica. Un elmo importante. Elmo di Balduran. Me lo metto io. Sì. Sto aspettando. Se è quello che vuoi. La prossima volta! La natura riprende la vita che ci ha dato! Non riuscirai a tenermi qui! La mia spada ti ridurrà! Devastati. Pieno di frecce. Ok, le giriamo tutte a Imoen. Che ne ha abbastanza. Direi. Anche noi, non è che... queste ce le chiamano noi, in avanzo. Sì, qualsiasi cosa desideri. Ok, serve un oggetto che non abbiamo, dello stesso dispositivo che c'era nell'altra stanza. Teletrasporto strano. Facciamo un altro salvataggio. Allora. Vedo che sono le 11, quindi direi che qua stiamo uscendo. Ci sono dei personaggi che ci aspettano. Personaggi che appaiono interessanti. Però... lo scopriremo più avanti. Direi che per stasera siamo... Io mi sono divertito. Ero abbastanza scarico e sono con la testa... un po' così. Però direi che... uscire dalla prigionia dei nostri fieri, del nostro party alla fine. Ha funzionato. Mi sono divertito. Vabbè, sono gioconi questi, eh. Nonostante abbia 24, quasi 24 anni, perché ha quasi 24 anni Baldur's Gate 2. Ci dobbiamo... Katana di fetida malvagità. Sì. Chiuditi il naso, boh. Tugheremo come... tutti i buchi. Tutti. E... ho controllato prima, è del 24 settembre del 2000 questo gioco.
Tanta roba. Davvero tanta roba. E una cosa abbastanza incredibile è che abbia anche il doppiaggio in italiano. E non è una merda. Tolto qualcosa, ma... fisiologico. Per essere del 2000, sapendo anche un po' la qualità media del tempo del doppiaggio, perché era gli inizi, appena dopo gli inizi del doppiaggio dei videogiochi, però, cioè, se c'era 2 anni prima Metal Gear Solid, 2000-2001 era proprio i primi passi, invece questo... anche del doppiaggio in generale, non solo necessariamente in italiano, intendo. Che mi viene in mente un Final Fantasy, si parla del 10, il primo col doppiaggio, e gli anni sono questi. E questo ha il doppiaggio in italiano, e io sinceramente non pensavo l'avessero che l'avessero recuperato per l'Enhanced Edition. Mi ha fatto veramente una bella sorpresa. Io direi che qua comunque ci possiamo salutare. Adesso vediamo di andare a fare un ride a qualcuno. Venite con me, ok? Anzi, andiamo da Omar, che ci ha fatto il ride oggi pomeriggio. Glielo restituiamo, mi sembra corretto. Un attimo che lo cerco qua, perché ecco. Ah, vedo che anche lui fa Skyrim. Devo avergli dato l'ispirazione prima. La zanzara. Quindi, faccio avvia ride. Aggiungetevi tutti. Ok? Che andiamo a salutarlo. Dai, forza! Venite tutti nel ride. Tutti nel ride. Forza, 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 forza. Che poi ci salutiamo. E... oh, grazie di essere passati. Spero vi abbia fatto piacere. Tanto quanto a me. Ripeto. Non stando benissimo, comunque ho passato un'ottima serata, quindi ottimo e grazie. Ci vediamo domani pomeriggio, vedo un po' cosa fare, non so se Wuthering Waves, possibile, visto che sono 2 giorni che non lo faccio, o cioè pomeriggio per ora sto portando Wuthering Waves e Assassin's Creed Mirage. Ho intenzione di ficcarci dentro qualcos'altro, ok? Anche nella rotazione, anche un po' per cambiare ovviamente. Ho qualche idea, seguite su Instagram e vi darò informazioni. Intanto, andiamo a salutare il nostro Omar e a domani. Buonanotte, ciao ciao. E a me è partita la pubblicità nel momento in cui ho fatto il ride, fantastico. Ciao, ciao.